Il film inizia quando due uomini di colore dall'aspetto moderno con le loro mutande eleganti vengono svenduti a un'asta. Sono incatenati per il collo e sembra che il posto sia un mercato di schiavi. In seguito, il film torna indietro al momento in cui tutto è iniziato. La pellicola gira intorno a due fratellastri separati, Regis e Joel Grosdesir, delle Indie occidentali, che conducono vite completamente diverse. Joel è un uomo di colore monoraziale appena uscito di prigione dopo aver scontato una pena per aver rubato la borsa di una vecchia. Attualmente vive con sua madre e sua figlia di 9 anni. È serialmente disoccupato e incolpa il razzismo per tutti i suoi guai, soprattutto la sua disoccupazione. Tuttavia, non ha mai seriamente cercato di trovare lavoro. Dall'altra parte, Regis è un uomo biraziale. È sposato con una donna bianca e ha una figlia di 9 anni con lei. Vive in una città benestante ed è ben integrato nella società della classe superiore. Regis è assunto presso il municipio locale e lavora come assistente del sindaco. Un giorno, Regis riceve una telefonata da suo zio, che lo informa che suo padre sta morendo e l'ultimo desiderio del vecchio è di incontrare tutti i suoi figli. Tuttavia, a Regis non importa del suo padre morente poiché non è mai stato con lui quando era un bambino. Procede poi a cenare con la sua famiglia, ma la sua pazza moglie minaccia di fare sesso con altri uomini se non farà un'ultima visita a suo padre. Rimasto senza scelta, accetta con riluttanza. Il giorno successivo, Regis prende un volo per la sua città natale, dove risiede suo padre. All'aeroporto, incontra Joel, che è venuto anche lui a trovare il padre. I fratelli, che non hanno avuto contatti per più di un decennio, mettono da parte le loro divergenze e noleggiano un taxi insieme, dove i due si aggiornano sulle loro vite mentre vanno a casa del loro padre. Regis racconta a Joel tutto della sua vita di successo, mentre quest'ultimo mente per nascondere i suoi fallimenti per imbarazzo. Dopo aver raggiunto la casa del padre, vengono presentati alla loro zia e a diverse sorellastre. Si scopre che il loro papà si è avventurato in tutto il mondo e ha avuto rapporti con innumerevoli donne. Questo spiega perché Joel e Regis hanno colori della pelle diversi. Gli occhi del vecchio si illuminano quando vede davanti a sé i suoi due unici figli. Prima di morire, dice a Regis e Joel che erediteranno un grande tesoro. Questo eccita i fratelli che aspettano con impazienza di conoscere il tesoro, ma con loro sgomento tutto ciò che ricevono come eredità è un documento di emancipazione dei loro antenati. Questo documento è stato consegnato a pochi schiavi dai loro proprietari per qualche lavoro o atto straordinario. A quanto pare, agli antenati di Regis e Joel fu concessa la libertà molto prima che la schiavitù fosse legalmente abolita nelle Indie occidentali. Tuttavia, non preoccupati per il valore simbolico di questo pezzo di carta, si fanno beffe dell'eredità. Strappano poi derisoriamente il foglio, sotto gli occhi di disapprovazione della sorella del loro defunto padre. Come prevedibile, questo fa infuriare la vecchia, che decide di dare una lezione ai marmocchi. Lancia un incantesimo voodoo su di loro e li rimanda al XVII secolo, dove la schiavitù è ancora prevalente. Nella scena successiva, quando Regis e Joel si svegliano, si ritrovano in un campo aperto spogliati della loro biancheria intima. Mentre i due si chiedono cosa sia successo, un paio di neri terrorizzati corrono davanti a loro. Proprio in quel momento, arrivano anche due cacciatori di schiavi che catturano i fratelli Grosdesir. Vengono quindi portati in un mercato di schiavi e venduti a Monsieur Jourdain, un proprietario terriero. Jourdain affida Joel alle fattorie, dove lavorerà sotto le cure di Henry, un uomo brutale e profondamente razzista, mentre Regis viene mandato nelle cucine della residenza. Presto i fratellastri scoprono che hanno effettivamente viaggiato nel tempo fino al 1780, quando la schiavitù è ancora in atto. Il giorno dopo, gli schiavi sono costretti ad ascoltare un prete che legge loro una falsa Bibbia e dice che i neri devono obbedire ai bianchi. Tuttavia, poiché i fratelli Grosdesir sono gli unici oltre ai bianchi che sanno leggere, si rifiutano di essere d'accordo con i contenuti. Regis sorprende persino il prete leggendogli un verso del libro. Più tardi quel giorno, Joel si presenta in ritardo al campo e viene colpito da Henry. Stufo delle torture e del comportamento di Henry, Joel corre per scappare dalla fattoria, ma sbatte la testa su un palo e sviene. A causa delle sue azioni, viene flagellato davanti a tutti. Quella notte, Regis viene chiamato nell'ufficio di Monsieur Jourdain dove le sue capacità di lettura vengono riconosciute. Jourdain lo elogia per essere uno schiavo intelligente e gli dà il privilegio di controllare gli altri schiavi con Henry. Nel frattempo, Joel si fa curare le ferite da una schiava, Rosalie. Sono passati solo 5 minuti da quando si sono incontrati, ma la donna ha già iniziato a piacere a Joel. Al momento opportuno, si avvicina per un bacio, solo per essere rifiutato. Rosalie rivela quindi di essere innamorata di un compagno schiavo di nome Isidore, con grande disappunto di Joel.
Il giorno successivo, Regis svolge il suo nuovo dovere e inizia a ordinare e comandare altri schiavi per fare il loro lavoro. Joel è scioccato nel vedere suo fratello comportarsi come i bianchi e lo critica perché è egoista. Tuttavia, a Regis non potrebbe importare di meno e continua a essere fedele ai suoi nuovi capi, riferendo quello che ha fatto in giornata a Monsieur Jourdain. Infine, tutti nella famiglia bianca scoprono la capacità di Regis di leggere e iniziano a prenderlo in giro. Scherzano anche sul fatto che sappia suonare il piano o meno, ma con sorpresa di tutti Regis suona il pianoforte magnificamente. Tuttavia, questo si traduce in lui che viene frustato duramente dai bianchi. Alla fine Regis è stufo e vuole andarsene, e la mattina dopo i due fratelli fuggono dalla piantagione saltando di nascosto nella carrozza di un ebreo di nome Isaac. Quando raggiungono casa sua, Isaac si avvicina a loro e rivela che sapeva della loro presenza da sempre. I fratelli chiedono pietà, ma con loro sorpresa, Isaac offre loro grande ospitalità siccome anche gli ebrei sono vittime di discriminazione. Poco dopo, gli scagnozzi di Monsieur Jourdain arrivano da Isaac alla ricerca dei due fratelli, ma prima che possano essere catturati, Regis e Joel dicono addio al loro amico e fuggono dalla porta sul retro. Si dirigono verso la costa, dove prendono una barca abbandonata e salpano. Ironicamente, si incrociano con una nave che viene utilizzata per trasportare schiavi alle aste e vengono catturati e imprigionati. Alla fine, i fratelli Grostesir finiscono nello stesso mercato degli schiavi di prima, dove vengono acquistati dagli scagnozzi di Jourdain. Fortunatamente, sulla via del ritorno alla piantagione, i fratelli vengono salvati da una tribù africana che si chiama i Maroons. Qui viene rivelato che le persone della tribù erano tutte schiave una volta, prima che fuggissero dai loro proprietari. I due vengono accolti nella tribù e iniziano a cantare con il capo tribù. Tuttavia, Regis, essendo sposato con una donna bianca, rifiuta di cantare quando i Maroons parlano di uccidere i bianchi. Questo fa infuriare la tribù che rapidamente si arrabbia con i fratelli, ma fortunatamente, Regis e Joel riescono a sfuggire e a mettersi in salvo. Il giorno successivo, i due si ritrovano in un luogo sconosciuto, dove vedono la zia che ha lanciato un incantesimo su di loro. I fratelli si rendono presto conto che è stata lei a mandarli indietro nel tempo. La supplicano di rimuovere l'incantesimo e affermano che faranno qualsiasi cosa. Inizialmente, la vecchia rifiuta, ma quando i fratelli continuano a implorare, dà loro un indizio. Lei dice loro che l'unico modo per tornare al presente è raggiungere di nuovo la piantagione e riunire i loro antenati, Isidore e Rosalie. Dice loro anche di correggere l'errore, senza elaborare ulteriormente. Prima di scomparire, la donna lascia dietro di sé la sua speciale pipa e ordina ai fratelli di fumarla una volta completata con successo la loro missione. Mentre i due stanno cercando modi per affrontare la situazione, Joel si ricorda improvvisamente di aver visto quello che sembrava Isidore avere un rapporto orale con un altro uomo. Ha anche registrato un video dell'incidente sul suo telefono e lo mostra a Regis. I due fratelli si convincono quindi che Isidore sia omosessuale e credono erroneamente che questo sia l'errore che devono correggere. Nella scena successiva, Joel e Regis tornano alla piantagione. Cercano di negoziare con Monsieur Jourdain sulla loro punizione, ma ciò non funziona e vengono invece marchiati con un sigillo della piantagione. Tornano quindi alle loro capanne e iniziano a pianificare la loro linea d'azione. Nel frattempo, all'interno del palazzo, i bianchi stanno celebrando la festa di matrimonio della figlia di Monsieur Jourdain. Prendendo questo come l'occasione perfetta, i fratelli organizzano una festa per gli schiavi. Rubano segretamente un barile di rum dalla distilleria per inebriarsi e per attivare la storia d'amore tra Isidore e Rosalie. Tuttavia, il loro piano incontra un ostacolo quando Regis vede Joel pomiciare con Rosalie a causa della sua infatuazione per lei. Dopodiché i due fratelli improvvisano e aiutano fisicamente la coppia a fare l'amore mentre dormono. Fatto ciò, sono convinti che la loro missione sia compiuta. Credendo di poter tornare a casa quando vogliono, i fratelli decidono di vendicarsi dei bianchi. Entrano quindi nel palazzo armati e umiliano tutti. Joel bacia la figlia di Monsieur Jourdain, mentre Regis inizia a danneggiare i mobili e schiaffeggia persino un bianco. All'improvviso, Henry rompe nella stanza con un fucile e minaccia i fratelli. Nonostante ciò, Regis e Joel non mostrano segni di paura e procedono a usare la pipa. Sfortunatamente, quando la fumano, non succede nulla. Sembra che la pipa magica data dalla vecchia signora sia stata sostituita con una ordinaria. A causa delle loro azioni, vengono rinchiusi in una gabbia e condannati all'esecuzione il giorno successivo. Quella notte, i fratelli si emozionano e iniziano a contemplare le loro scelte di vita. Regis parla del suo matrimonio fallito, mentre Joel confessa di essere al verde e disoccupato. Dopo alcune ore, mentre i fratelli stanno ancora simpatizzando l'uno con l'altro, Henry arriva e li porta nel campo dove dovrebbero essere impiccati. Tuttavia,
Poco prima dell'esecuzione, il figlio di Monsieur Jourdain, Victor, scappa nella foresta siccome non può sopportare di guardare lo spettacolo. Rosalie lo insegue e scopre presto che è caduto nel fiume vicino. Tutti i membri della famiglia si fanno prendere dal panico e corrono sul posto. Tuttavia, Isidore approfitta del tumulto e salva i fratelli, mettendo fuori combattimento Henri. Ordina quindi loro di correre per salvarsi la vita, e i due obbediscono. Mentre i fratelli fuggono, si imbattono in Victor che viene travolto dal ruscello. Senza pensarci due volte, i due si gettano nel pericoloso fiume, ma con sorpresa di Regis, Joel non sa nuotare. Questo rende il suo compito ancora più difficile, ma in qualche modo riesce a salvare sia suo fratello che Victor. Grato ai fratelli per aver salvato la vita di suo figlio, Monsieur Jourdain li libera. I fratellastri vengono anche premiati con lo stesso documento di emancipazione che gli era stato fornito dal loro defunto padre. Tuttavia, invece di accettare la libertà e il premio, chiedono a Monsieur Jourdain di liberare Isidore e Rosalie e dare a loro il documento. Il signore trova la richiesta molto strana, ma ciononostante accetta. In questo modo i fratelli sono riusciti a liberare Isidore e Rosalie, ma non sanno ancora dove trovare la pipa magica che li aiuterà a tornare ai tempi moderni. Con i giorni che passano, iniziano lentamente ad accettare che potrebbero non tornare mai più nel presente. Un giorno, Isidore e Rosalie salutano i fratelli e lasciano la piantagione con il foglio. Mentre i due li guardano partire da lontano, Henri si avvicina a loro e ordina loro di tornare al lavoro. Tira quindi fuori la pipa e inizia a fumare. Quando prova a umiliare i fratelli soffiando loro il fumo in faccia, improvvisamente scompaiono, con gran stupore di Henri. Ciò indica che Henri è stato colui che ha rubato loro la pipa. Nella scena successiva, i fratelli tornano al presente, dove vedono la zia accanto a loro. Quando la vedono tenere in mano il documento originale, Regis e Joel si sentono sollevati. Passano diversi mesi e Joel ha trovato un lavoro regolare in un cantiere edile, dove si lamenta ancora del suo salario minimo che secondo lui ha a che fare con il suo essere nero. Nel frattempo, Regis torna dal suo lavoro presso il municipio. Un giorno, mentre sta per lasciare il suo ufficio, saluta il sindaco che gli dice uno scherzo razzista. Regis, non essendo più la persona di una volta, decide di opporsi al sindaco prima di andarsene. La scena si sposta quindi su Regis e sua moglie insieme a Joel e a sua madre, che chiacchierano nel soggiorno di Regis. I due concordano sul fatto che l'avventura che hanno avuto li ha resi di nuovo una famiglia. Tuttavia, una lite tra le rispettive figlie porta allo strappo del documento di emancipazione. Il film finisce quando Regis e Joel corrono verso le loro figlie in preda al panico. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!